Bene ragazzi, perdonatemi l'outfit, ma come vedete c'è neve fuori, però si continua a lavorare, si riprendono a fare i video e oggi vi farò vedere come andare a creare degli spessori per i cuscinetti per queste prese qua, che servono a fare degli scassi dentro il materiale legnoso o ferroso che sia. In questo caso a me serve una misura particolare per fare degli incavi su questi anelli qua, quindi mi andrò a tornire una misura particolare di cuscinetto che purtroppo per un millimetro non corrisponde a quelle fornite in serie, quindi andiamo al tornio e andiamo a tornire un anello di spessore, non il cuscinetto originale, un anello di spessore che va sul cuscinetto più piccolo che io ho a disposizione. Quindi spostiamoci al tornio. Ok, ecco qua. Inserto con placchette al carbone tungsteno, quindi qualcosa di meno bistico, a parte il tornio. E andiamo a tornire a velocità medio-bassa. Di emulsione, olio minerale ed acqua,
Ok, bene, tornitura finita. Mi vado a dare una piccola catteggiata ai bordi dell'anello. Questo è il risultato. Qui c'è una piccola ammaccatura dovuta al griffaggio successivo per fare la spianatura sul lato e per rifare il foro del centro del cuscinetto. Il cuscinetto ha quasi nulla di gioco, infatti con una piccola botta di martello questo entrerà nella sede, anzi forse neanche serve. Sì, servirà una piccola botta di martello e andiamo adesso a provarlo. Ovviamente non un colpo diretto, ma con un pezzo di legno. Mi sposto sul banco da falegname che è più rigido. Ok, ecco il cuscinetto pronto. Non è l'eccellenza, però l'importante è che sia centrato e che abbia il diametro da me voluto. Ripeto, deve essere solamente un millimetro più piccolo rispetto a quello originale. Quindi come misura ci siamo. E andiamo ora a testarlo. Ok, il cuscinetto è sempre montato. Vado a bloccare la dosatrice. Andato.